Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana. Mi scuso se la settimana scorsa non ho fatto la lettura, ma ero molto impegnata. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ok? Quindi adesso faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Vi chiedo, mi raccomando, di chiedere guida ed assistenza per scegliere il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Naturalmente potrebbe essere anche gruppo A e gruppo C, oppure tutti e tre gruppi insieme. Ok? Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore. Gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, coscienza micaelica, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia, vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, affinché possiamo ricevere solo messaggi di verità, saggezza, integrità e amore puro. Chiedo protezione, guida ed assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie coscienza micaelica, grazie Maria Regina Celeste. È fatto, è fatto, è fatto, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Iniziamo a mischiare le carte. Gruppo A, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Gruppo B, resta focalizzato nei tuoi obiettivi. Vediamo il gruppo C, eccola qui. Prenditi il tempo per decidere. Vediamo ora le carte degli unicorni. Eccola qui, gruppo A. Discernimento. Gruppo B, abbondanza. Fantastico. Gruppo C, polarità. Vediamo le carte delle fate. Il bambino interiore. Per il gruppo A è un percorso di crescita spirituale. Vediamo un po' il gruppo B. Al sicuro. Gruppo C, eccola qui, si è girata da sola. Bellezza. Ok, iniziamo. Col gruppo A, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. È un momento di difficoltà nella tua vita, ok? O perlomeno stai affrontando delle sfide, hai delle incertezze, non sai se lasciare quel lavoro, oppure non sai se intraprendere un'attività in proprio, oppure non sai se chiudere questa relazione. Hai un po' di confusione. Per questo gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno chiedendo di scrivere le tue sensazioni, i tuoi sentimenti, i pro e i contro, cosa è meglio per te, cosa è meglio lasciare andare, per fare chiarezza tra mente e cuore, in quanto il tuo cuore conosce la verità, il tuo cuore sa quello che vuole, devi semplicemente imparare ad ascoltarlo, a fidarti di te stesso e di te stessa, ok? Per questo bisogna usare il discernimento, c'è bisogno di discernere cosa è giusto, cosa è sbagliato. È importante che tu ti affidi sempre
agli angeli, è importante che tu segui la via maestra dell'amore, che è lascia andare le scorciatoie, che non scendi a compromessi, affidati completamente alla via luminosa, la via dell'amore, la via del perdono, la via della guarigione, la via dell'integrità e della saggezza. C'è bisogno anche di lasciare andare, di perdonare, di guarire il tuo cuore, ok? Il tuo bambino interiore vuole giocare, il tuo bambino interiore vuole che tu guarisci l'anima. È importante perdonare, è importante abbracciarti, è importante volerti bene, è importante che ti guardi al mattino appena ti alzi allo specchio e mandi amore all'immagine che vedi riflessa sullo specchio, ok? Manda amore a te stesso, manda amore a te stessa. Questo è molto importante, quindi un percorso di crescita, di ascensione, è importante elevarti, è importante allinearti alla via maestra dell'amore, vedrai che tutto andrà per il meglio, ok? Per il gruppo B ci sono buone notizie, bisogna che rimani focalizzato, focalizzata nei tuoi obiettivi, non perderti d'animo se ancora non vedi i risultati nell'immediato. Lascia andare, non agganciarti all'ego, staccati dall'ego, ascolta il tuo cuore, questa è la tua strada, tu sai dentro di te che è giusto per te seguire questo cammino, questo percorso, è giusto per te affermarti, è giusto per te raggiungere il successo, è giusto per te mantenere diciamo i tuoi obiettivi, rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi ed agire di conseguenza. C'è grande abbondanza alle porte, assolutamente i risultati iniziano a farsi vedere, diciamo che ci sono benedizioni per te, tutto andrà per il meglio, quindi abbondanza economica, nuove relazioni, nuovi contatti, nuovo lavoro. Tutto, nuova relazione, tutto si sta aprendo dinanzi a te. Quindi abbi fede e fiducia. Tu sei al sicuro, non temere, rimani con un mindset positivo. Riprogrammati al successo, aumenta gli standard, rimani focalizzato e fiducioso e abbi fede e fiducia che Dio e gli angeli sono con te e ti stanno guidando in questo grande progetto, nella realizzazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Bene, passiamo al gruppo numero 3. Prenditi il tempo per decidere, è un'importante decisione che devi prendere, ok? Quindi non agire di fretta seguendo l'impulso dell'ego, piuttosto segui il tuo sentire, va bene? Ma lì devi prenderti il tempo per pensare, per decidere bene qual è la soluzione più giusta per te. Anche qua si richiede il discernimento. È importante che tu rimani focalizzato nella via maestra dell'amore, ok? In quanto esiste il bene, esiste il male, esiste, siamo in un mondo duale. Non cercare la strada più corta, non cercare le scorciatoie, affidarti a persone che vibrano nelle basse frequenze, non ascoltare quelle persone che senti non essere sincere, non fidarti di coloro che non servono il tuo massimo bene. Abbi fiducia in te stesso, abbi fiducia in te stessa e se senti nel cuore che devi chiudere quella relazione, che devi chiudere quel lavoro, devi chiudere con quel lavoro, che devi avviare una nuova attività, fallo, ma fallo con come dire, fallo dopo aver meditato su quelli che sono i passi da fare. Una volta che tu hai ben chiare le idee di quello che devi fare, allora agisci, ok? Focalizzati sulla bellezza, perché non sempre non tutti i mali vengono per nuocere, non sempre quello che appare come negativo è negativo, perché alle volte bisogna affrontare il cambiamento, alle volte
volte si ha paura di affrontare i grandi cambiamenti, invece questi grandi cambiamenti possono portare bellezza nella tua vita. Abbi il coraggio di agire, abbi il coraggio di seguire il tuo sentire, usa il discernimento, chiedi aiuto agli angeli, all'arcangelo Michele, prega, fai il processo di liberazione, fai il processo di manifestazione e vedrai che tutto si aprirà davanti a te. Ok? Bene, abbiamo fatto la nostra lettura angelica, vediamo di chiedere agli angeli, all'arcangelo Michele di mostrarci il messaggio da questo libro per questa settimana per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Chiedo protezione, guida ed assistenza. Devi solo essere te stesso o te stessa, ok? Vediamo cosa intendono. Non servono grandi progetti o complesse pianificazioni che richiedono energia e tempo. Ciò che conta realmente è avere il coraggio di essere quello che si è, nell'integrità e nella saggezza, senza paura, senza finzioni, senza aspettative di sorta. Bene, anche per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche come connessione diretta o come lettura delle carte. Facilito anche le guarigioni, la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Anche se ti trovi dall'altra parte l'Italia, queste frequenze non conoscono né il tempo né lo spazio ed agiscono e sono molto potenti con la distanza, quindi tu puoi ritrovare il tuo equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Se invece vuoi fare un lavoro di crescita spirituale e personale per allineare te stesso a quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, per eliminare paure, blocchi, sistemi di credenze limitanti, puoi prendere in considerazione l'idea di iniziare un percorso di coaching con me con Logos Healing. Accetto massimo 2 studenti al mese. Quindi contattami così puoi prendere appuntamento con me. Volevo informarvi che ho appena iniziato la nuova classe del percorso di coaching di 9 settimane con le nuove frequenze di luce, una classe numerosa di 10 partecipanti, delle anime stupende che sono rimasti entusiasti di questo lavoro meraviglioso con le nuove frequenze di luce fin dalla prima sessione. Quindi non oso immaginare cosa accadrà tra 8 settimane. Ok, se anche tu vuoi partecipare al percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce comodamente da casa, in quanto lavoreremo su Zoom, la prossima classe inizierà venerdì 11 agosto, va bene? Quindi in vacanza, comodamente dal PC o dal tablet o dal cellulare, puoi fare questo corso. Lavoreremo la sera verso le 8:30, dalle 8:30 alle 10:30, ogni una volta alla settimana, tutti i venerdì, e quindi puoi imparare anche tu a connetterti con le nuove frequenze di luce. Se invece la tua chiamata è quella di connetterti con gli angeli per sentire la voce interiore, per ascoltare meglio la tua anima, usare maggiormente il tuo discernimento, magari sei già un canale di luce e hai bisogno di affinare le tue capacità, ho appena lanciato il mio nuovo corso di connessioni angeliche online dal vivo, perché sono tutti percorsi dal vivo dove ci sono io, quindi non lezioni registrate ma dal vivo. Inizierà lunedì 7 agosto, 6 settimane dove imparerai tutto sulla connessione angelica con tutte le tutti i segreti per evitare quelli che sono gli errori che commettono gli operatori o i canali di luce. Ho creato un video training completamente gratuito, guarda qui sotto, c'è sia il video training del percorso con le nuove frequenze ma anche il video training del percorso di connessioni angeliche. Se invece tu vuoi connetterti con le nuove frequenze di luce e fare un'esperienza dal vivo con me, il seminario dal vivo in presenza sarà il weekend del 21, 22
ottobre 2023. E non solo, se vuoi fare un percorso completo ed imparare a facilitare la connessione al sé superiore e ricevere la tua connessione al sé superiore, ci sarà lunedì e martedì 23 e 24 ottobre, tutto a San Donato Milanese, in provincia di Milano. Anche qui il link del seminario Anime Meravigliose. Io spero di essere stata esaustiva. Ci vediamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, a presto, ciao!